Salve amici di Advance Italian, in questo video andremo a vedere la seconda parte della prova certificazione di italiano come lingua straniera, livello B1. Si tratta della prova del dicembre 2008. Abbiamo visto nel precedente video il primo compito con le 7 domande a crocetta. In questo caso invece avremo sempre un testo, ma alcune frasi, dalla 14 frasi. No, 15, scusate, 15 frasi in totale, ma non tutte fanno parte del testo, quindi alcune sono incorrette, inesatte. Quindi dovete trovare quale di esse appartiene al testo, quale è vera. Quelle che sono vere le dovete scrivere nel foglio delle risposte. Se ad esempio 1, 2, 3, 4 sono vere, scrivete 1, 2, 3, 4. Se sono vere 2, 3, 4, la 1 non la scrivete. Quindi scriverete solo quelle che sono vere. Vi farò vedere come ragionare e vi farò vedere ovviamente anche le risposte in fondo al video. Io vi consiglio di fare così: leggete le prime due, cercate le risposte nel primo paragrafo, primo, secondo, poi le altre due e continuate così, 2, 2, 2 e continuate anche a leggere solo uno o due paragrafi a seconda della lunghezza. In questo caso i paragrafi sono brevi, quindi è probabile che qui ne possiate leggere solo uno per le prime due, mentre qui probabile ci sarà solo una risposta, non due. Qui probabilmente due, qui una, qui due e così via. Però l'ordine è questo, non sono mischiate domande e risposte, quindi l'ordine è sempre quello. Solitamente, ad esempio, le ultime due sono negli ultimi paragrafi, è sempre così. Quindi PosteMobile è il nome della nuova carta telefonica di Poste Italiane. Grazie a PosteMobile il cellulare permette anche di chiedere informazioni e fare operazioni di denaro. PosteMobile è una società del gruppo Poste Italiane nata nel marzo 2007. Quindi non è il nome della nuova carta, ma è il nome della società. Quindi la 1 è sbagliata. Vediamo adesso se possiamo chiedere informazioni e fare bonifici di denaro. Poste Mobile offre inoltre ai servizi mobili tradizionali una serie di servizi unici nel panorama della telecomunicazione italiana. Poste Mobile vuole essere al servizio delle persone per rendere la loro vita più semplice e ricca di relazioni. Con Poste Mobile, cellulare è molto più di uno strumento per comunicare, diventa il mezzo che facilita la vita di tutti i giorni. Con il cellulare è possibile inviare e ricevere denaro, richiedere informazioni utili, fare acquisti e pagamenti, tutto nel palmo della mano e con pochi comandi facili. Sì, la 2 è esatta, informazioni e operazioni di denaro. Per attivare una carta telefonica PosteMobile è necessario fare una specifica richiesta presso un qualsiasi ufficio postale, quindi si può aprire in tutti gli uffici postali. Nella richiesta di attivazione della carta telefonica PosteMobile è necessario indicare il modello di telefono cellulare che possiede l'utente. Quindi l'utente, colui che vuole usare questa carta, deve mostrare che tipo di telefono cellulare ha. Deve andare in un ufficio di postale e mostrare che tipo di telefono ha. Vediamo se è così. Se vuoi diventare cliente PosteMobile, basta andare in uno dei circa 14.000 uffici postali e compilare il modulo di attivazione della carta telefonica. Sì, la 3 è esatta perché devi andare in un qualsiasi ufficio postale, in uno dei 14.000. È necessario portare un documento di identità valido e la fotocopia del codice fiscale. Quindi documento di identificazione e codice fiscale, non il tipo di telefono. La 4 è sbagliata. Se non lo leggiamo nei prossimi paragrafi, significa che è sbagliata. Quindi finora 2 e 3 sono giuste, 1 e 4 sbagliate. Leggiamo le altre due. I titolari di un conto corrente Poste Italiane che fanno una richiesta di attivazione ricevono una carta telefonica PosteMobile gratis, gratuitamente. Per ritirare la carta telefonica PosteMobile, i titolari di un conto corrente Poste Italiane devono recarsi all'ufficio postale presso cui hanno aperto il conto. Quindi, ricapitolando, quando fate la richiesta vi danno la carta telefonica gratis e per
prendere questa carta, dovete andare nell'ufficio in cui avete fatto la domanda. Quindi non ve la danno a casa tramite posta o mail, eccetera. Se invece hai un conto corrente con Poste Italiane, puoi acquistare la carta telefonica direttamente sul sito. Ricevi a casa la carta telefonica e paghi l'acquisto della carta attraverso il conto corrente. Lo ricevi a casa, quindi non nell'ufficio in cui hai fatto domanda. Di conseguenza, la 6 è sbagliato. E anche la 5 è sbagliata perché qui dice gratuitamente che te la regalano, mentre qui dice paghi l'acquisto della carta attraverso il conto corrente. Quindi la carta la devi pagare, non te la regalano. Di conseguenza 5 e 6 sono sbagliate. Leggiamo 7 e 8. Al momento dell'attivazione di una carta telefonica PosteMobile, l'utente che ha già un numero di cellulare può richiedere di mantenere quel numero se lo indica nella richiesta. Quindi quando fate richiesta, non vi danno un numero qualsiasi, ma potete anche dire voglio tenere il numero di telefono che ho e cambiare semplicemente il gestore. Quindi, che ne so, da TIM passi a PosteMobile. Il nuovo piano convenienza di PosteMobile offre una tariffa telefonica di 11 centesimi al minuto senza scatto alla risposta. Se vuoi conservare il numero di telefono e passare a PosteMobile, è sufficiente inserire nel modulo di richiesta attivazione il tuo numero attuale. Sì, quindi la 7 è la risposta esatta. Anche qui è corretto perché se volete tenere il vostro numero potete indicarlo nella richiesta. È sufficiente inserire nel modulo della richiesta di attivazione il tuo numero attuale. Ricevi una carta telefonica con un numero temporaneo che puoi utilizzare fino al completamento della portabilità gratuita del numero. Quindi voi chiedete di tenere il numero che avete, loro vi danno un altro numero che lo terrete per pochi giorni fino a quando non saranno in grado di confermare il numero che avete. Dopodiché potete buttare quel numero o viene automaticamente eliminato e tenete il numero vecchio che avevate. Solo che non siete più nel vostro vecchio gestore, ma siete parte di PosteMobile. PosteMobile propone il nuovo piano convenienza, la numero 8, parli a soli 11 centesimi al minuto con tutti senza scatto alla risposta e mantieni il tuo vecchio numero. Sì, anche la 8 è esatta, 11 centesimi senza scatto alla risposta. Cosa significa? Cioè quando voi chiamate pagate 11 centesimi al minuto. Senza scatto alla risposta significa che appena iniziate a parlare non pagate soldi aggiuntivi, pagate solo 11 centesimi al minuto, mentre con altri gestori probabilmente costa 11 centesimi al minuto e appena comincia la conversazione pagate anche altri 70 centesimi, ad esempio. Questo è lo scatto alla risposta. Appena rispondi, cominci a pagare. Numero 9 e 10. È possibile attivare il piano convenienza e richiedere la portabilità del proprio numero di cellulare entro il 30 novembre. Numero 10. Le persone che non sono utenti di PosteMobile possono scegliere il piano convenienza al momento dell'acquisto della carta telefonica PosteMobile. Per accedere al nuovo piano convenienza dall'1 ottobre fino al 30 novembre 2008. Sì, la 8 è esatta, fino al 30 novembre 2008. Attivare il piano convenienza è semplicissimo. Se non sei ancora cliente di PosteMobile, acquista una carta telefonica, scegli uno dei piani tariffari e a disposizione e richiedi contemporaneamente la portabilità del tuo numero di cellulare. Quindi la 10 no, devi per forza comprare la carta. Possono scegliere il piano al momento dell'acquisto della carta telefonica PosteMobile. Qui dice, se non sei ancora cliente, acquista una carta telefonica, scegli uno dei piani tariffari a disposizione e richiedi contemporaneamente la portabilità del tuo numero di cellulare. Quindi la 10 no, non è esatta. 11. Entro 10 giorni dalla conferma del vecchio numero, l'utente riceve un SMS che annuncia l'attivazione del piano convenienza.
un SMS ti conferma che ha ricevuto la tua richiesta, quindi la 11 è esatta. Vediamo 12. Gli utenti PosteMobile possono attivare il piano convenienza attraverso un SMS di richiesta a PosteMobile? No, falso. La richiesta te la invia, cioè l'SMS te lo invia a PosteMobile quando ha ottenuto la tua domanda. Tu la richiesta la devi fare all'ufficio, non puoi farla tramite SMS. La 12 è sbagliata. Per avere maggiori informazioni sul piano telefonico è possibile chiamare il numero verde. Entro 10 giorni dall'avvenuta portabilità, PosteMobile attiva la tariffa del piano convivenza e ti invia un ulteriore SMS di conferma. Quindi entrambi gli SMS vengono inviati da PosteMobile, non è che tu invii a loro l'SMS. Se sei già cliente PosteMobile, puoi accedere ai vantaggi del piano convenienza se compili il modulo di richiesta e lo invii al numero di fax gratuito. Quindi questo è un numero di fax, non di telefono. Cioè il numero di fax che usate per mandare documenti, non è un numero di telefono, un numero verde. Quindi la 13 no. 14. Il piano convenienza applica la tariffa di 11 centesimi per gli SMS verso tutti i cellulari nazionali. Con il piano convenienza le telefonate e gli SMS verso i numeri PosteMobile sono a costo zero. E qui abbiamo la stessa frase però espressa in modi diversi. Qui dice che costa 11 centesimi, qui invece dice che è gratuito, che non costa niente. Quindi o questa, o la 14 o la 15 è quella giusta. Non possono essere entrambe giuste. La tariffa di 11 centesimi al minuto si estende per le chiamate nazionali ed è senza scatto alla risposta con una tariffazione a scatti anticipati di 30 secondi. Gli SMS hanno un costo di 11 centesimi verso tutti i numeri di cellulare nazionali. Quindi non è gratis, costa 11 centesimi. La risposta esatta in questo caso è solo la 14. La 15 dice a 0, no. Quindi abbiamo detto 2, 3, 7. 8, 9, 11, 14. Quindi le risposte esatte sono 2, 3, 7, 8, 9, 11, 14. 2, 3, 7, 8, 9, 11, 14. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo che all'interno del canale potete trovare anche il video del primo testo, vi lascio anche il link in descrizione e prossimamente caricherò anche il video relativo al terzo ed ultimo testo. Come vi ho detto, 40 minuti, dura l'intera prova, tre testi con tipologie di domanda diverse. Vi ringrazio della vostra attenzione e ci risentiamo nei prossimi video. Ciao!